La procura di Como ha chiesto il rinvio a giudizio per il 32enne di Cassina Rizzardi, ritenuto responsabile dell'investimento che all'alba del 20 ottobre scorso uccise il 22enne di Rebbio Gaetano Banfi, in un tratto buio di strada che congiunge via Pasquale Paoli a via Clemente XIII. La difesa, rappresentata dall'avvocato Andrea La Russa, al termine delle indagini preliminari, aveva contestato la ricostruzione che era stata fatta dall'accusa, pubblico ministero Alessandra Bellù, una posizione che tuttavia non ha convinto la procura, che al contrario ha chiesto al giudice il rinvio a giudizio. L'udienza è stata fissata a novembre, a poco più di un anno dai tragici fatti. A dare una svolta alle indagini della squadra mobile furono le incongruenze e le contraddizioni dell'indagato, versioni diverse tra quello che il sospettato dichiarò alle volanti nell'imminenza dei fatti e quanto riferì poi in fase di indagine. Il 32enne, che chiamò i soccorsi, secondo quanto ricostruito agli agenti di polizia, disse di aver percorso il tratto incriminato, di aver acceso gli abbaglianti della sua auto e di aver visto il corpo del ragazzo. Le indagini però avrebbero smentito queste parole. L'automobilista passò in quel punto non una sola volta, ma tre, e soprattutto i soccorsi li chiamò al terzo passaggio, 15 minuti dopo l'investimento, scrive il PM. Tra l'altro, nei giorni successivi, risentito dalla polizia, il 32enne non ricordò mai di essere passato più volte da quel punto, ma solo di aver sbagliato a indicare l'ora della chiamata al 118. La versione, secondo gli inquirenti, cambierà in seguito, ammettendo i tre passaggi soltanto quando la stampa iniziò a pubblicare notizie su una macchina che era stata vista transitare più volte dal punto dell'incidente. Da quanto emerso ci sarebbe anche un'altra incongruenza. In un primo momento il sospettato disse di aver visto subito che si trattava di un corpo disteso a terra, nelle versioni successive invece riferì di aver pensato prima ad un sacco dell'immondizia, poi a un grosso animale. Le indagini della mobile hanno permesso di appurare un altro elemento. Gaetano non stava girovagando quella notte, semplicemente non aveva portato con sé le chiavi e, per non svegliare la madre che dormiva, aveva deciso di allungare il percorso prima di giungere a casa. I familiari di Gaetano, la madre e la nonna, saranno rappresentati dall'avvocato Pierpaolo Livio.